se sentite qualche miagolia sospetto, come al solito è Gatto Denver che è sempre presente nel mio studio quando filmo. Ormai lo sapete, è un'abitudine, questa è lui, un'abitué, perché appena premo rec si precipita nel mio studio e sta qua. Ciao amore mio. Esattamente, esattamente. Comunque oggi ho un unboxing molto particolare per voi e poi ho anche una super notizia, perché vi spiegherò come fare per ricevere in omaggio dei prodottini specialmente studiati per la vostra pelle, ok? Quindi aspettate fino a fine del video, poi vi svelerò tutto come fare, ma prima voglio fare l'unboxing di questa, che è This is not a pizza box ed è gigantesca, ragazzi, di Kiehl's. Come sapete, l'anno scorso è uscita la prima edizione di This is not a pizza box di Kiehl's ed è stato un super mega successo e quindi l'hanno riproposta quest'anno. Come al solito, voi lo sapete, io sono sempre molto trasparente e Kiehl's è un brand con cui io lavoro e la cosa mi fa super super felice, perché se mi seguite tipo già dai tempi di Amsterdam, ragazzi, io mi ricordo andavo sempre al negozio di Amsterdam in centro città a comprare i prodotti della Kiehl's, ragazzi, molto prima di iniziare a lavorarci con questo brand, quindi classico classico esempio di un brand che io amo e ci lavoro perché credo profondamente nei suoi prodotti e sono prodotti che io utilizzavo ben prima di iniziare a lavorarci, ok? Per me è importante che sappiate questo e voglio procedere con l'unboxing di questo pacchetto, che appunto ricorda moltissimo il packaging, cioè il packaging cartone di una pizza in realtà. Ma andiamo a vedere di che cosa si tratta. Vi dico subito che questa potete trovarla da fine maggio in tutti gli store Kiehl's in Italia. Ta-ta-da, ta-ta-da, mia solita musichetta. Ta-ta-da! Wow, ragazzi, all'interno ci sono un sacco di prodotti Kiehl's che praticamente comprendono una skincare e non solo, una routine completa sia per quanto riguarda appunto la skincare sia per quanto riguarda la cura dei capelli. Ci sono delle maschere per il viso, eccetera. Adesso comunque vedremo tutto 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 quanto, ma questi sono praticamente tutti i prodotti di cui uno ha bisogno praticamente. Andiamo a vedere allora quali sono i prodotti all'interno di questa This is not a pizza box. Allora, io amo trovare nuovi prodottini che poi entrano a far parte della mia skincare routine. Allora, questa, vabbè, questa la conosco molto molto bene, è da un po' che la uso, a dirvi la verità, ed è la Ultra Facial Cream. Questa è una crema idratante che in realtà è bella corposa e idrata molto molto bene la pelle, ma non la rende unta, ed è vero che dura, perché c'è scritto 24 hour daily lightweight hydrating formula, ed è vero, è una di quelle creme che ti lascia la pelle morbida e idratata per tantissimo tantissimo tempo, per 24 ore come c'è scritto sul tubetto, però non la rende grassa, il che è difficile, è un binomio difficile da trovare, cioè molte creme ti idratano bene la pelle ma sono troppo troppo unte e quindi ok, ti lasciano la pelle molto idratata a lungo però ti fanno questo effetto unto sotto il trucco, e altre creme invece sono un pochino troppo leggere, quindi non ti lasciano assolutamente l'effetto unto ma l'effetto idratazione non dura abbastanza, e io ho sempre parecchia difficoltà in questo senso, e questa è invece una crema che vi consiglio se avete lo stesso mio problema. Nel senso che con una pelle mista può essere difficile trovare una crema che non la renda oleosa ma che la mantenga idratata nel tempo. Poi vedo che ci sono tre maschere. Allora c'è la maschera idratante e rinfrescante, la maschera illuminante e rivitalizzante, poi c'è la maschera purificante e detossinante. Non conosco queste tre maschere, quindi sono molto contenta e molto curiosa di vedere come sono. Allora, maschera idratante e rinfrescante, la calendula ed aloe. Wow, è trasparente, stranissima la consistenza. Guardate che figata. Ragazzi, ha un profumo di agrumi che è qualcosa di fenomenale. E nonostante, beh, forse perché il caldo non sta arrivando, io ho sinceramente la pelle molto secca e quindi ho bisogno di maschere per la pelle, che di solito in questa stagione, cioè quando arriva l'estate, non faccio mai maschere, proprio perché la mia pelle tende ad essere più oleosa, eccetera eccetera, però visto che le temperature fuori sono tipo febbraio marzo, dai, diciamo aprile, marzo aprile per essere proprio ottimisti, e la mia pelle ne sta risentendo ed è sempre molto secca, quindi ottimo che mi siano arrivate queste maschere. Poi c'è la Turmeric and Cranberry Seed Energizing Radiance Mask. Oh wow! Allora, questa è una maschera illuminante, rivitalizzante,
Ha veramente un profumo fruttato, ma non agrumoso come l'altra. Sapete che non sono bravissima a descrivere i profumi, ma ci provo. Ed ha anche appunto questi piccoli semini di, credo siano ribes in italiano, cranberry, sono quelli piccolini rossi, o sono mirtilli rossi. Penso ribes, e quindi dà anche un effetto esfoliante alla pelle grazie a questi piccoli chicchi. E poi c'è la purificante detossinante con argilla bianca, molto interessante. Io di solito uso le maschere con l'argilla rosa, non credo di aver mai provato una maschera in realtà con l'argilla bianca. Questa credo sia più indicata a chi ha la pelle parecchio grassa o comunque con tante impurità. Se avete la pelle secca però potete comunque usarla, magari evitate la zona delle guance ma stendetela solo sulla zona T, che è quella dove di solito ci sono impurità. Vabbè, probabilmente già lo sapete questo, specialmente se avete una pelle tendente all'impurità. A me piace fare appunto così, usarla soltanto sulla fronte, in particolare tra le sopracciglia, non so perché ho sempre punti neri lì, sul naso e sul mento. L'unica cosa, sul naso proseguo sempre un pochino verso le guance, perché tra le guance e il naso, cioè in questa zona, ho sempre un sacco di brufoli, punti neri, non so perché, la mia pelle è strana ragazzi, ok? Non facciamoci troppe domande. E poi, allora, vedo che c'è anche una crema contorno occhi, grazie al cielo, perché l'ho finita e ho veramente disperato bisogno di una nuova crema contorno occhi. Questa è, questa la conosco in realtà, questa è quella con avocado, e ragazzi è pazzesca, sia per il giorno che per la sera. È anche un buonissimo profumo, che non è troppo forte, ma io non apprezzo tantissimo, lo sapete, i prodotti che hanno troppo profumo, perché ho sempre paura che mi facciano allergia, irritazione, eccetera. Questa ha un profumo che viene naturalmente dall'avocado, ed è molto molto buona per idratare la zona occhi, che specialmente con il tempo che passa mi ritrovo a dover sempre idratare tantissimo la zona del contorno occhi. Non smetterò mai di dirlo quanto sia importante idratare il contorno occhi, ragazze, iniziate già da giovanissime. Io penso di aver iniziato tipo a 15 anni, magari con il gel idratante, ok? Però fatelo, idratate sempre 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 la zona del contorno occhi e non usate la crema che usate per il viso, perché nel contorno occhi va applicata una crema apposita. Il contorno occhi è molto diverso rispetto alla pelle del resto del viso, e qui è molto molto più sottile, molto più delicata ragazzi, quindi avete bisogno veramente di una crema specifica, e questa è ottima, quindi sono troppo contenta. Poi, allora, qui vabbè, qui c'è un altro prodotto che io conosco molto molto bene e che ho in full size. Questo è il siero antiossidante Midnight Recovery Concentrate. Lo conosco con il nome inglese perché acquistavo sempre ad Amsterdam questi prodotti, e quindi lì hanno tutti in realtà il nome inglese, non in olandese, non chiedetemi perché, non lo so. E questo è è praticamente un siero, un elisir di oli essenziali che praticamente ti rende la pelle più luminosa e la... Sì, quello che io trovo con... il beneficio che io trovo con questo siero, ed ha anche il contagocce, quindi è molto molto semplice da utilizzare con questo bottoncino sul tappo. Packaging Kills è sempre molto figo, è molto ben studiato, notare. E trovo appunto che mi renda la pelle molto più luminosa e radiosa, ma non lucida. E una cosa che in realtà io ho sempre fatto, non uso mai il Midnight Recovery Concentrate da solo per poi passare alla crema, lo mischio sempre qualche goccina alla crema idratante. Trovo che sia più semplice così, è più veloce ed ha lo stesso identico effetto. Quindi provate comunque questo prodotto ragazzi, lo sapete che Kiehl's ha sempre i tester nei negozi, potete andare, provare, testare. Vi consiglio davvero di farlo, io ho fatto così appunto in questo famoso negozio di Amsterdam quando ho scoperto i prodotti Kiehl's, quindi vi sto parlando tipo del 2011-2012. E sono entrata appunto ed ho iniziato a provare, sperimentare, toccare, ho chiesto campioncini eccetera eccetera, ed è stato amore a prima vista. Poi allora c'è il detergente viso alla calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash per pelli da normali a miste, quindi questo è perfetto per me in realtà, ed è un detergente schiumogeno altamente purificante per il viso, quindi molto interessante. Non l'ho mai provato questo e sono curiosa di vedere com'è. Oh mamma mia, io non posso fare a meno di annusare i prodotti, questo è un profumo buonissimo ragazzi, vabbè. E poi
puntualmente mi sporco il naso perché avvicino troppo il naso. Allora, poi c'è il tonico alla calendula, Herbal Extract Toner senza alcol, questo lo conosco bene, non uso spessissimo i tonici, ma con questo più che altro ho sempre paura che il tonico contenga alcol e questo non ne contiene, ok? Stavo per arrivare proprio al punto. Di solito i tonici contengono per l'80% alcol e la mia pelle non deve entrare a contatto con prodotti che contengono alcol, neanche in minime quantità, su di me non fa bene, mi lascia arrossamenti e arrossamenti che ci mettono un po' a sparire tra l'altro, e questo invece so che posso utilizzarlo tranquillamente perché non contiene alcol e lo uso più che altro per andare, dopo che ho utilizzato lo struccante per il viso, per andare a rimuovere eventuali residui di trucco, per andare a calmare un pochino la pelle perché ha un effetto lenitivo. Poi c'è, questo non lo conosco, il Glow Formula Skin Hydrator, è un idratante illuminante al melograno, devo assolutamente annusare, io amo il melograno, il profumo, mamma mia, pazzesco ragazzi, annusateli questi prodotti, cioè provateli, testateli e annusateli e poi mi sapete dire come sono. Poi c'è, allora, infatti vi dicevo che ci sono anche prodotti per i capelli qui, infatti qui c'è uno shampoo per uso quotidiano per tutti i tipi di capelli e mi piace il fatto che contenga cocco e voglio assolutamente annusarlo perché il cocco è uno dei profumi che io amo di più al mondo. Non sento tantissimo il cocco, aspettate un attimo che vado ad aprire proprio il tappo e facciamo prima. Ah, ovviamente non lo sentivo. c'è il tappo, voglio dire, va bene Nicole, buongiorno. Oh mio Dio, sa tantissimo di cocco ragazzi. Oh! Amo il cocco, sia per la skincare che per i prodotti per capelli. Io, cioè, un profumo che adoro. Mamma mia, buonissimo. Mi piace il fatto che sia per uso quotidiano perché io sono nota per lavare troppo spesso i capelli, cosa che dovrei smettere di fare, ma non riesco ad evitare, vabbè non li lavo magari ogni giorno, ma un giorno sì, un giorno no sì, ma non riesco proprio ad evitarlo, cioè mi danno troppo fastidio, forse perché sono nota anche perché li tocco troppo, quindi probabilmente li sporco anche molto facilmente, ma non riesco a lavarli meno spesso di un giorno sì, un giorno no. Ok, è più forte di me, quindi interessante questo shampoo, nemmeno questo conoscevo, a dire la verità, ed è a base di aminoacidi, altra cosa molto interessante perché gli aminoacidi sono un trattamento che faccio anche sempre dal parrucchiere e vanno a rinvigorire e a rinforzare e a riparare i capelli danneggiati. Poi qui c'è un detergente corpo, appunto, qui c'è tutto quello che abbiamo bisogno per capelli, viso, corpo, cioè c'è di tutto, e in questa box, e questa è la Smoothing Oil to Foam Body Cleanser, ok, è praticamente un detergente per il corpo, oserei quasi dire un doccia schiuma, però non è propriamente giusto dire doccia schiuma perché questo è un prodotto che da olio diventa schiuma, quindi molto interessante, vediamo un po' se riesco a, anche qui ad annusarlo, togliamo il tappino. Non so perché ragazzi, e dovrebbe contenere estratto d'uva, non sento tanto l'uva, più che altro mi sembra che abbia un profumo di miele, ma è buonissimo ragazzi, mi ricorda qualcosa, non so cosa, ma mi ricorda tantissimo un prodotto che utilizzavo tempo fa, e vediamo se c'è effettivamente il miele o se sono io che sono rimbambita e lo sento dove non c'è, no. Non c'è scritto che contenga miele, ragazzi, però vi prego, annusatelo, se lo conoscete fatemi sapere se sono l'unica, ma per me ha profumo di miele ed è buonissimo. L'ultimo prodotto della nostra This Is Not Pizza Box è una crema per il corpo, anche questa la conosco molto bene, ho il full size, la adoro, è una crema idratante per il corpo, non lascia la pelle unta, si assorbe molto in fretta. Da notare gli ingredienti che sono sempre in gran parte naturali di questo brand, questa è una cosa che mi piace molto, quindi non contengono schifezze. E sì, che dire, provatela, questa è un'altra dei prodotti, come dire, di bandiera del brand, ok, che conosciamo tutti praticamente. E questi sono un po' tutti i prodotti, ragazzi, che abbiamo visto dentro la nostra This Is Not a Pizza Box. Da metà maggio in realtà si trovava online, mentre da fine maggio si trova anche in tutti gli store Kiehl's. Fatemi sapere se avete provato questi prodotti, se avete mai provato i prodotti Kiehl's, presumo di sì perché sono conosciutissimi. Se sì, come vi siete trovati? Scrivetemelo nei commenti, sapete che li leggo sempre tutti, senza eccezione. Tra l'altro oggi sto registrando con le mie due luci
studio e con la luce del soffitto accesa. Di solito non lascio mai la luce del soffitto accesa, però mi sembra che sia meglio l'illuminazione. Fatemi sapere com'è rispetto all'ultimo video che ho caricato sul canale, ok? Cioè non il vlog, ma intendo proprio il video in cui ero qui nello studio. Sono molto curiosa di sapere le vostre opinioni e più che altro devo ancora trovare il setting di luce perfetto, quindi fatemi sapere, ok? Perché da quando mi sono trasferita ovviamente sto un po' testando le luci, l'illuminazione eccetera e l'inquadratura, ma penso di aver trovato quella giusta che vi piace, ho seguito i vostri consigli. E poi voglio parlarvi invece di un'altra iniziativa, e qui questo vi interesserà molto perché si possono ricevere dei campioni assolutamente gratuiti studiati appositamente per la propria pelle, quindi per la propria skin care, e l'iniziativa si chiama Kills Loves Italy. È un'iniziativa dedicata esclusivamente all'Italia. Ci sono sorprese, eventi, edizioni speciali. Infatti su Instagram vi avevo parlato anche di un evento a Milano, vi ricordate? Ma la figata più grande secondo me dell'iniziativa Kills Loves Italy è che potete andare in qualsiasi store Kills in Italia e richiedere la consultazione gratuita assolutamente della pelle, e vi consigliano i prodotti Kills più adatti a voi e ricevete una busta in omaggio, quindi assolutamente gratuita, lo ripeto, come questa che ho ricevuto io con il mio nome, e all'interno ci sono i tre prodotti che consigliano appositamente per la vostra pelle e riceverete questi tre campioni. A me hanno consigliato la Calendula Face Wash, la Calendula Mask e la Glow Formula Skin Hydrator, e sono appunto questi tre prodotti. È una figata secondo me perché vi permette, uno, di avere un'analisi gratuita della pelle, che ovviamente è sempre utile, due, di provare tre prodotti Kills gratuitamente. Credo sia un'ottima iniziativa, approfittatene ragazzi perché dura soltanto un mese questa promozione, quindi fatemi sapere poi che cosa vi hanno consigliato, quali prodotti, se vi siete trovati bene. Quindi questo è tutto per il video di oggi, mia family, spero vi sia piaciuto, io vi aspetto domani con un nuovo video, nel frattempo vi mando un bacio grandissimo, scrivetemi nei commenti come state, perché quando vi chiedo come state, anche quando lo faccio in generale nella vita con le mie amiche, o comunque con chi mi sta attorno, voglio sempre sapere davvero come state, quindi scrivetemi come state perché ve lo sto chiedendo davvero e mi interessa, e sapete che leggo sempre tutti i commenti. E niente, questo è tutto, bacio grandissimo, vi voglio bene, a domani, ciao.